Il desolato ed incontaminato scenario del deserto è il luogo in cui si notano meglio due dei tanti elementi che l'uomo ha imbrigliato. Tutti e due insieme hanno portato ad una delle più grandi conquiste. Si tratta del sole che riscalda con la sua energia la terra e fa vivere tutte le cose e delle rocce che formano il nostro pianeta. Circa 10.000 anni fa, l'uomo concepì per la prima volta l'idea di applicare la forza del calore a quegli elementi della terra conosciuti come metalli che sono nascosti nella roccia. Quella scoperta cambiò il corso della storia e l'evoluzione umana. Allora ebbe inizio il lungo e rivoluzionario tirocinio dell'uomo con il fuoco, la fornace e la fucina, che hanno reso i metalli la materia fondamentale della società moderna. In questi tempi straordinari abbiamo visto l'uomo scendere sulla Luna ed obbedire anche là ad un antico impulso. La prima cosa che egli ha fatto è stata raccogliere e studiare le rocce. La conquista dello spazio e il numero enorme di scoperte archeologiche stanno cambiando i vecchi orizzonti della storia. Nuovi e più avanzati punti di osservazione forniscono una visuale più ampia del processo della civilizzazione umana. Emerge dal calore, dalla polvere e dal fumo di 10.000 anni di attività metallurgica un fatto, e cioè che sin da quando i metalli hanno dato il loro contributo alla storia umana, essi sono stati la causa e l'effetto del nostro modo di vivere. Essi hanno creato il successo o il fallimento di nazioni e stati. I dominatori erano coloro che avevano il controllo dei metalli. Quando l'uomo trovò quel tesoro racchiuso nella roccia, egli cominciò a liberarsi di uno dei più spietati assilli, la lotta quotidiana per la sopravvivenza. Avvenne così il grande salto, dall'età della pietra all'età del bronzo. Il passaggio dall'età della pietra all'età del bronzo avvenne abbastanza recentemente nella storia dell'umanità. In alcune zone del mondo sono sopravvissute delle società neolitiche, fin quasi ai tempi nostri. Nei deserti dell'Australia centrale esiste ancora una popolazione che non conosce l'uso dei metalli. Questa cava aborigena è tappezzata da schegge di pietra prodotte da migliaia di anni di fabbricazione di utensili. Quantunque i primi australiani abitassero un continente ricco di ogni tipo di minerali, essi non fecero nessun uso pratico delle sostanze metalliche. Come molte altre popolazioni primitive, provvedevano ai loro bisogni con ciò che avevano a portata di mano. Soltanto in Australia le particolari proprietà delle sostanze minerali passarono inosservate. Altrove, la scoperta di metalli sembra essere legata alle trasformazioni che si verificarono nelle società umane di tante parti del mondo circa 10-12.000 anni fa, alla fine dell'ultima grande glaciazione. La trasformazione più significativa fu quella dal gruppo nomade di cacciatori-raccoglitori alla comunità stabile basata sulla pastorizia e l'agricoltura. Questi progressi significarono tempo, non solo tempo per sopravvivere, ma soprattutto tempo per pensare. Questo fu il trampolino di lancio dell'uomo verso la civiltà moderna. Il passaggio non si verificò contemporaneamente in tutte le parti del mondo.
Una delle prime regioni in cui l'uomo fissò la sua dimora in modo più stabile e meno casuale fu il Medio Oriente, il territorio compreso fra i continenti dell'Africa, Europa e Asia. Le scoperte avvenute negli ultimi 20 anni sul grande altopiano turco dell'Anatolia hanno fornito le rivelazioni più significative su queste prime comunità civilizzate. In archeologia, come in ogni studio storico, si deve diffidare delle rivendicazioni di unicità e priorità, ma pare ormai certo che il vasto rilievo dell'Anatolia nasconda la più antica città della storia umana, abitata 8500 anni fa. Gli scavi hanno portato alla luce 12 strati di costruzioni succedute in 1000 anni, tra il 6500 e il 5500 a.C. Katal Huyuk è il più grande insediamento neolitico finora scoperto. Questi reperti danno il quadro di una società altamente progredita, senza confronti nel mondo neolitico, la prima che ebbe familiarità con i metalli. Le scoperte archeologiche dei minerali di rame e del rame puro, verde per ossidazione, ne sono il primo segno. Una testimonianza più concreta dello sviluppo della metallurgia è la testa di questa mazza in rame, datata circa 5000 a.C., il più antico esemplare conosciuto di fusione metallica in stampo. Questi reperti del Museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara permettono di ricostruire il tipo di vita che si doveva condurre a Katal Huyuk, un centro più grande di Gerico, e la più antica città del mondo che si conosca. Essi dimostrano anche che i popoli neolitici del VI secolo a.C. avevano un particolare interesse per certi materiali reperibili sulla superficie terrestre, tra le pietre e le rocce. Questi materiali, al contrario delle pietre, non si rompevano né si scheggiavano quando erano colati e potevano anche essere plasmati in varie forme. Essi furono i primi metalli ad essere usati dall'uomo, i cosiddetti metalli primitivi, reperibili in natura allo stato puro. Il più facile da trovare allora come oggi era il rame, come questo pezzo di rame primitivo plasmatosi in una fessura di roccia, o l'oro alluvionale e il ferro caduto dal cielo come le meteoriti. I più antichi oggetti di metallo lavorati dall'uomo provenivano tutti da questo gruppo particolare. Tuttavia, la scorta di metalli primitivi, facilmente reperibili ma rari e presenti solo in zone isolate, si esaurì rapidamente. Fortunatamente ciò non accadde all'intelletto umano ormai risvegliato, che pensò subito il passo successivo. Era un passo che richiedeva un grande sforzo di immaginazione: scoprire come estrarre i metalli dalle pietre. Questo progresso compiuto molto prima di avere cognizioni sulla fisica, sulla chimica e sugli elementi è una delle conquiste più importanti di tutta la storia dell'umanità. Il minerale verde-azzurro della malachite non rivela la presenza interna del metallo rosso, legato da forti vincoli chimici all'ossigeno. Per separare o ridurre il metallo di rame dal pezzo di malachite occorrono due condizioni. Prima, una grande quantità di energia sotto forma di calore intenso, più di 100 gradi centigradi nel caso del rame. L'altra condizione necessaria è l'assenza di ossigeno, detta atmosfera riducente. Questa atmosfera sottrae l'ossigeno dall'ossido riscaldato e riduce il metallo al suo stato puro. È un procedimento complesso ed è difficile credere che l'uomo neolitico sia potuto arrivarci da solo. È certamente più probabile che ciò sia avvenuto casualmente.
Nel mondo antico potrebbero essersi verificate accidentalmente delle circostanze che riunirono le due condizioni necessarie. L'una, il calore intenso, e l'altra, l'assenza di ossigeno in atmosfera riducente. Uno dei più probabili indiziati è ovviamente il fuoco dell'accampamento. Si è spesso pensato che l'uomo primitivo abbia acceso senza saperlo i suoi fuochi su rilievi metalliferi o abbia usato blocchi di minerali metallici per costruire i focolari, trovando poi al mattino inspiegabili gocce di metallo tra le ceneri. La teoria del fuoco ha ancora i suoi sostenitori, ma gli studiosi di archeometallurgia cercano altrove. Per prima cosa, la temperatura raggiunta da un fuoco acceso all'aperto non è molto elevata, raramente raggiunge più di 600 o 700 gradi centigradi. E i gas di combustione non producono una costante atmosfera riducente sulla legna. Appare quindi assai improbabile che il rame o il ferro, i primi metalli ad essere diffusamente impiegati, possano essere stati fusi accidentalmente su un fuoco all'aperto. Tuttavia, le condizioni necessarie alla fusione esistevano già in una delle prime tecnologie prodotte dalla società neolitica. Per migliaia di anni erano stati usati recipienti di legno, corteccia, cuoio, persino di pietra. Ma nessuno di questi materiali poteva essere lavorato e modellato con la facilità e la duttilità dell'argilla. L'arte della ceramica ebbe senza dubbio origine dalla constatazione che l'argilla secca ed indurisce al sole. Passo successivo più ovvio fu di accelerare il processo di essiccazione, riscaldando i vasi col fuoco. 9 o 10.000 anni fa si comprese che quando l'argilla era arroventata dal fuoco, subiva una trasformazione irreversibile. La struttura cristallina che risultava era dura ed impermeabile. Le ceramiche hanno infatti resistito per millenni. Ebbe quindi inizio la ricerca di risultati meno casuali e più prevedibili. Una prima soluzione fu quella di accatastare i vasi sopra il combustibile e poi coprirli per mantenere il calore all'interno. È un metodo ancora usato in molte parti del mondo, come qui nel Rajasthan, nell'India del Nord. Questo portò ad una soluzione ormai adottata da millenni. La constatazione che una copertura fissa consentiva un miglior uso del calore diede origine al forno per la ceramica. Con la creazione del forno chiuso per la ceramica, con il suo tiraggio naturale e le sue spesse pareti a prova di calore, si potevano mantenere temperature superiori ai 1000 gradi centigradi per ore. In quello spazio circoscritto, il fumo e i vapori di monossido di carbonio creavano un'atmosfera riducente. Si realizzarono così due delle condizioni necessarie alla fusione dei metalli. E a volte si verificava anche la terza, la presenza di minerali metallici. L'ipotesi che la fusione dei metalli sia avvenuta accidentalmente nel forno del vasaio si basa su un fatto noto. Sin dai primi tempi della fabbricazione della ceramica e più o meno nella stessa epoca in cui gli archeologi collocano i primi esempi di fusione del metallo, i vasai usavano minerali metallici per dipingere motivi colorati sui vasi. Questi sono vasai al lavoro a Jaipur, nel Rajasthan. Buona parte della vita nelle città e nei villaggi indiani è ancora a questo stadio preindustriale, e benché l'attività di questi uomini sia moderna e redditizia,
i metodi e i forni che si adoperano sono vecchi di molte centinaia di anni. I pigmenti si fanno ancora macinando minerali colorati, proprio come i popoli preistorici preparavano le pitture per il corpo. Lo smalto si ottiene macinando e mescolando borace, rottami di vetro e ossido di piombo. Lo strato finale di smalto, una volta cotto, protegge il disegno dipinto. Questo è, nei suoi tratti essenziali, il disegno che è cambiato ben poco nel corso dei millenni. Con il suo aiuto possiamo farci un'immagine approssimativa di un'epoca vicina all'alba della storia, in cui la pittura dei vasai era più povera di dettagli, forse un po' più rudimentale, come le pitture corporee dei riti tribali, fatte forse di macchie e striature di minerali metallici. Allora come adesso, essi adoperavano una quantità di minerali metallici a scopo ornamentale. Su questo vaso, che non ha ancora ricevuto la mano di smalto bianco, potete notare il giallo vivo dell'antimonio, il verde del cromo, il rosso ruggine del ferro e il bianco del piombo. Durante le lunghe ore di cottura, i minerali metallici assumono gradualmente i loro colori definitivi. E quando il calore è al massimo e il forno è pieno di vapore di carbonio, allora si suppone che si verifichino le condizioni per la fusione o la riduzione dei metalli dai minerali. Naturalmente non può esservi alcuna certezza che inizialmente il processo di fusione sia stato attuato così. Però la diffusione e la ripetitività dei procedimenti che la ceramica comporta e l'incubazione dei minerali metallici nel calore circoscritto del forno rendono attendibile tale ipotesi. La riduzione del piombo in gocce come queste dopo la smaltatura a caldo della ceramica è un fenomeno frequente. Ciò detto, non ci vuole molto ad immaginare l'inevitabile verificarsi di casi e coincidenze in condizioni particolarmente favorevoli all'interno del forno, che possono aver rivelato al vasaio l'inspiegabile presenza di qualche cosa che non vi si trovava prima della cottura, forse dei granelli di metallo, spingendolo a tentare di riprodurre, se non risolvere, il mistero. Dopo averlo fatto, egli si sarebbe reso conto che quel tipo di forno non era lo strumento ideale allo scopo. Solo in alcuni punti si creava un'atmosfera riducente e il calore si distribuiva poco uniformemente. Possiamo supporre che, entro il quarto o quinto millennio avanti Cristo, la capacità di immaginazione dell'uomo fosse stata abbastanza desta per iniziare a cercare tutti i modi possibili di applicare direttamente il calore ai minerali metallici. Egli si abbandonò più intensamente al fascino che quelle luccicanti sostanze hanno sempre esercitato su di lui. Sapeva che si annidavano in tante rocce che vedeva intorno a sé. La più antica ed incontestabile testimonianza di fusione mai scoperta è stata trovata qui, nell'arido e desolato deserto del Sinai, in Israele. Nel 1960, l'archeologo Beno Rothenberg stava esplorando i riarsi guadi della valle di Timna, presso il Golfo di Aqaba, che è uno degli storici ponti che collegavano l'Africa all'Asia nel mondo antico. Ai piedi di una collina, Rothenberg trovò le rovine di un'antichissima abitazione. Nelle vicinanze c'erano arnesi apparentemente usati per sminuzzare il minerale di rame per la fusione. Poiché intorno alle rovine non c'erano evidenti segni di fusione, Rothenberg esplorò la cima della collina, dove il vento avrebbe contribuito ad aumentare il calore del fuoco della fornace. Qui egli trovò la prova: mucchietti sparsi di residui o scorie di fusione. Alcuni contenevano piccole cristallizzazioni o gocce di rame. Vicino alle scorie c'erano gli arnesi in pietra dei minatori neolitici. Ce n'era abbastanza per richiamare una squadra di archeologi.
Dal terreno pietroso del deserto del Sinai emerse lentamente questa fornace dalla forma concava, costruita con grosse pietre. Quando gli archeologi portarono alla luce il pavimento della fornace, trovarono le ceneri dei fuochi che vi erano divampati anticamente. L'esame al carbonio 14 le ha datate intorno al quarto millennio avanti Cristo. Questa semplice e quasi infantile costruzione di pietra fu teatro di una straordinaria conquista. Essa è infatti il più antico luogo sinora identificato in cui l'uomo, armato solo delle sue caratteristiche specifiche, l'intelligenza e la curiosità, senza nessuna cognizione di fisica e di chimica, decise di affrontare l'impresa di fondere il rame dalla viva roccia. I fabbri ferrai non erano ancora molto capaci, ma lo storico sito di Timna prova che nel quarto millennio avanti Cristo l'uomo era passato dai minerali primitivi a quelli ottenuti dalla fusione. Altri rinvenimenti di questa regione mostrano che le tecniche per colare i metalli avevano già raggiunto un notevole grado di raffinatezza. Nei primi anni 60, una spedizione israeliana intraprese l'esplorazione delle grotte che si trovano lungo le pareti rocciose che fronteggiano il Mar Morto. Una di queste grotte era malapena accessibile, ma dentro sono stati rinvenuti intatti i segni di una presenza umana che risaliva al quarto millennio avanti Cristo. C'era una quantità di strani oggetti metallici ficcati in una fenditura e avvolti in stoffa, forse nascosti frettolosamente. Questa raccolta, proveniente dalla cosiddetta Grotta del Tesoro, è esposta oggi al Museo Nazionale di Gerusalemme. Essa consta di oltre 200 manufatti, plasmati nel rame con consumata perizia. Gli oggetti e la stoffa che li avvolgeva datano con certezza almeno 3000 avanti Cristo. Non si conosce niente di simile in nessun'altra parte del mondo antico. La loro origine e perfino la loro destinazione restano un mistero, ma la forza e l'arditezza delle forme denotano una crescente padronanza dei metalli, avvenuta in un'epoca in cui, accanto al rame, di solito si usava ancora la pietra. Quando l'esplorazione archeologica del Sinai meridionale penetrò nelle profonde vallate che circondano Timna, si trovò che la cronologia delle attività minerarie e di fusione si estendeva agli ultimi 6000 anni. Qui, conservata dall'aridità e dall'isolamento, c'è una particolareggiatissima testimonianza della più antica estrazione di metalli che sia mai stata rinvenuta in tutto il mondo. Essa aveva come obiettivo la malachite, reperibile in noduli nella tenera arenaria. Durante il secondo millennio avanti Cristo, queste attività si erano grandemente estese grazie alla colonizzazione della Palestina compiuta dai faraoni egizi. Gli egiziani reclutavano i minatori tra le tribù bibliche di Midian. I midianiti lasciarono impronta dei loro antichi lavori nei pozzi e nelle gallerie. Da qui si estraeva la ricchezza che serviva al mantenimento del nuovo impero dei faraoni. Le fonderie egizie operavano in scala abbastanza imponente. Lavoravano centinaia di persone in dozzine di fornaci. L'Istituto degli Studi Archeometallurgici di Londra sta indagando sulle tecniche usate dagli egiziani in questi antichi impianti, tentando di riprodurre nel Sinai la fusione del metallo così come doveva essere stata eseguita 4000 anni fa. Sotto i faraoni la stessa fornace, come quelle qui rinvenute, è fatta di argilla locale e rinforzata con pietre e sabbia. Queste sono dunque le tecniche che, come è stato dimostrato, mantenevano la temperatura all'interno delle fornaci dei faraoni prossima ai 1100 gradi centigradi per ore e ore.
L'introduzione del tiraggio forzato nella fusione fu un progresso fondamentale nell'incessante ricerca di maggior calore ed energia, ricerca che ha caratterizzato l'intera storia dei metalli. Dopo 6 ore di accensione, il metallo è fuso ad una profondità sufficiente. La fornace può allora essere chiusa onde espellere le scorie più leggere e far depositare sul fondo il rame più pesante. La quantità di rame ottenuta si potrà conoscere soltanto quando la fornace, raffreddatasi nella notte, potrà essere aperta. In questo caso il rame non si è del tutto separato dalle scorie, ma il risultato della fusione, benché non all'altezza della provata competenza degli egizi, basta a dimostrare che il procedimento funziona. Le rovine di Luxor sull'Alto Nilo simboleggiano con la loro imponenza la potenza e la grandiosità dell'impero egiziano. In un villaggio presso la Valle dei Re sopravvive una straordinaria testimonianza della vita quotidiana del nuovo impero, secondo millennio avanti Cristo. C'è sotto questo pendio la tomba di Rekhmir, gran ciambellano della 18ª dinastia, periodo in cui l'impero egiziano si estendeva fino alla Libia, alla Palestina e alla Siria. Le scene piene di folla, dipinte sulle pareti, documentano i tempi e gli incarichi di Rekhmir. Una di queste scene mostra dettagliatamente la fusione delle due grandi porte di un tempio. Il metallo arriva in due forme: cesti di piccoli lingotti e una grande lastra piatta, sagomata in modo da rendere più agevole il trasporto a spalla. Due gruppi di mantici portano la temperatura della fornace al punto di fusione del rame, ad oltre 1000 gradi centigradi. Il crogiuolo di metallo fuso viene sollevato con dei pali di legno appena tagliato. La linfa impedisce che prendano fuoco per il periodo necessario a versare il rame nello stampo. Gli affreschi della tomba di Rekhmir, ancora brillanti e chiari dopo 3500 anni, sono uno dei più antichi e precisi documenti sulla colata del metallo. Essi confermano quanto fosse progredita nel secondo millennio avanti Cristo la tecnologia della lavorazione del rame su larga scala. C'è un buon motivo perché il rame sia stato il primo metallo largamente usato, che sostituì progressivamente sia l'argilla sia gli altri materiali primitivi. I minerali di rame si trovavano spesso sulla superficie terrestre o in prossimità di essa. La loro fusione non era particolarmente complessa e si poteva ottenere costantemente del rame di buona qualità. Tutti i mercati del mondo antico furono inondati da utensili di rame di ogni tipo. (Sussurra)
Ma quando si arrivava ad attrezzi ed armi, la sua malleabilità diventava un inconveniente. Osservazioni ed esperimenti portarono ad un ulteriore progresso. Era un fatto evidente che il rame, ricavato da minerali contenenti tracce di arsenico o altri elementi, era molto più duro di quello puro. Si trovò così che una miscela di rame e stagno produceva un metallo facile da forgiare, estremamente duro, che poteva però essere ancora lavorato con la martellatura. Questa lega diede il nome al primo grande periodo della lavorazione dei metalli, l'età del bronzo. La durevolezza del bronzo produsse i migliori arnesi e armi che andavano di pari passo all'ascesa di imperi. Il bronzo servì sia il potere sia l'esperienza estetica. Nel 2000 avanti Cristo, l'isola di Cipro, come la maggior parte del Medio Oriente, viveva nell'età del bronzo. Cipro era al centro delle rotte del Mediterraneo orientale, ma questo fatto da solo non giustifica il peso assunto nell'età del bronzo. La fama di Cipro proveniva dalle sue ingenti riserve di rame. La misura dell'industria metallurgica dell'età del bronzo a Cipro è stata rivelata dagli scavi dell'antica città di Chition, che giaceva sepolta nei dintorni della moderna città costiera di Larnaca. Accanto ai grandi templi e palazzi, fioriva l'industria della fusione del rame e della lavorazione del bronzo. Cipro e il luogo stesso propongono un appassionante mistero sulla metallurgia dell'età del bronzo. Il nome stesso di Cipro è stato per circa 2000 anni sinonimo di rame. L'isola ha sempre abbondato di rame, che è stato estratto per millenni. Tuttavia, a Cipro non c'era lo stagno per fare il bronzo, né vi era alcuna località vicina nel Mediterraneo dove potersi rifornire. Così lo stagno doveva provenire da grande distanza, ma non è mai stata identificata la fonte, benché la Cornovaglia, l'Iran e l'Afghanistan siano dei candidati probabili. Questo rimanda ad un problema che gli studiosi di metallurgia devono ancora risolvere. Se in tutto il Mediterraneo non esisteva stagno, come fecero gli antichissimi fonditori di metallo a scoprire che lo stagno era il complemento ideale del rame per fabbricare il bronzo? Sembrerebbe logico pensare che il bronzo dovesse essere stato scoperto magari inavvertitamente in una parte del mondo dove rame e stagno si trovavano insieme. Tuttavia, sulla Terra ciò avviene in pochissime zone e in nessuna di esse è mai stata trovata traccia della metallurgia primitiva dell'età del bronzo, se non recentemente. E questo è un caso in cui scoperte recenti hanno profondamente intaccato la nostra visione del mondo antico. Il sud-est asiatico ha una lunga civiltà, ma per quanto concerne la tecnologia, questa parte del mondo è sempre stata considerata alla retroguardia. La regione è ricca di rame e stagno, ma non c'era stata alcuna prova che se ne fosse fatto qualche uso. Questa tesi è stata contestata solo negli ultimi 20 anni, in conseguenza delle scoperte fatte nella Thailandia settentrionale
ed in particolare in questo villaggio, Banchang. Banchang si trova al confine con il Laos e Vientiane, la sua capitale. Gli abitanti di Banchang emigrarono dal Laos circa 200 anni fa. Essi ripulirono la boscaglia e si dedicarono alla vita agricola. Poi, nel 1966, uno studente americano che lavorava al progetto di costruzione di una strada che passava nei pressi del villaggio, notò degli insoliti vasi venuti alla luce durante lo scavo. Quando i vasi, insieme ai pezzi di metallo corroso trovato lì accanto, raggiunsero gli Stati Uniti, suscitarono una viva curiosità. I test preliminari parlavano di date che apparivano troppo precoci per questa parte del mondo, specie per gli oggetti di metallo. Il risultato fu che nel 1974 e 75 il Ministero delle Belle Arti thailandese e il Museo dell'Università di Pennsylvania eseguirono scavi congiunti a Banchang. Le scoperte che si fecero hanno rivoluzionato non solo la tradizionale cronologia della preistoria del sud-est asiatico, ma anche tante solide e diffuse convinzioni sullo sviluppo della cultura. Essi trovarono la testimonianza di uno stanziamento nella località di Banchang, iniziato prima del 300 a.C. e terminato verso il 250 a.C. Queste date di massima sono state stabilite esaminando i materiali organici con il test del carbonio 14 e con le prove di termoluminiscenza del vasellame. Le 18 tonnellate di manufatti recuperati, soprattutto oggetti funebri, vengono ora studiate da molti laboratori in tutto il mondo. I reperti più interessanti per la loro datazione sono i pezzi di metallo attualmente esaminati a Filadelfia. Il più antico è questa punta di lancia, fusa in bronzo del 2000 a.C. circa, rinvenuta nello strato più basso. Questa punta di lancia aveva stupito ancora di più gli archeologi. Alla lama in ferro battuto è saldato uno zoccolo in bronzo. Il pezzo è stato provvisoriamente datato alla fine del secondo millennio avanti Cristo, un'epoca straordinariamente arcaica per una tecnologia così raffinata. La prova che questi oggetti sono di fabbricazione locale e non importati è data da una quantità di crogioli con tracce di bronzo ancora attaccate alle pareti. Se la datazione dei vari strati di questi scavi reggerà ad una minuziosa analisi, essa metterà gli sconosciuti e sinora insospettati fabbri ferrai della Thailandia del Nord sullo stesso piano dei più progrediti lavoratori di metalli dell'antichità. Il risultato, se non lo scopo di questi scavi, qualora le datazioni siano unanimemente accettate, sarebbe semplicemente iconoclasta. Una lunga e consolidata tradizione di studi ha designato la Mesopotamia e la valle tra i grandi fiumi, il Tigri e l'Eufrate, come il centro delle civilizzazioni umane, dell'arte della scrittura, dei primi villaggi e città, della fabbricazione del bronzo. E quella cultura avanzata si è sparsa e diffusa ovunque. Banchang è una specie di fulmine a ciel sereno caduto sul mondo dell'archeologia che illumina una guerra accademica fra coloro che continuano a sostenere che la civiltà è nata e si è diffusa dalla culla originaria dell'Asia Minore e coloro che si schierano per una evoluzione ed invenzione locale e indipendente. Come dice uno degli americani qui impegnati, quello che abbiamo trovato a Banchang equivarrebbe a scoprire dei cuscinetti a sfera tra le rovine dell'antica Roma. Qualunque sia il verdetto finale sulle date dei bronzi di Banchang, vi è già ampia prova che qui visse un popolo dalle tecniche innovatrici, che nel quarto o terzo millennio avanti Cristo era perfettamente in grado di usare i depositi di rame e stagno del luogo e che mosse i primi passi nell'età del bronzo insieme a tutti gli altri, se non prima. Naturalmente, esiste già un consistente numero di prove che in Oriente la scoperta del bronzo fu indipendente.
Esse sono state trovate nel vasto territorio a nord della Thailandia. Sotto questi campi, a Danyang, nella provincia cinese di Honan, è sepolta un'antica città. 1400 years BC. Circa 1400 anni avanti Cristo, un imperatore del popolo Shang, Pa Anken, fissò la sua capitale dove ora sono queste terre coltivate. La dinastia Shang prosperò qui, su questa fertile terra dalla composizione unica, fatta di vasti depositi, a volte profondi centinaia di metri, di una polvere gialla portata dal vento, chiamata Los. A quei tempi, la popolazione di Anyang conduceva un'esistenza non dissimile da quella di oggi, ma i loro esperti trovarono anche il tempo di creare alcuni capolavori in metallo che sono tecnicamente i più perfetti mai conosciuti. Questi oggetti erano sepolti come doni rituali. Nel corso dei secoli, man mano che le tombe venivano scoperte e saccheggiate, questi oggetti si diffusero nei musei e nelle raccolte di tutto il mondo, e i bronzi di Shang assunsero un posto di rilievo tra i grandi capolavori delle civiltà primitive. Nel 1956 gli archeologi riportarono in vita l'antica città. Una serie sistematica e scientifica di scavi portò alla luce esempi ancora più squisiti di un'antica arte che era stata saccheggiata nel corso degli anni, ma che aveva reso celebre la dinastia Shang. Dopo averla portata alla luce, gli archeologi seppellirono nuovamente l'antica città nell'Os e restituirono la terra all'agricoltura. Il risultato è che in Cina, musei come quello di Anyang, oggi documentano sempre meglio quell'impareggiabile fioritura artistica. La caratteristica più evidente dei bronzetti di Shang è l'abile fusione. Gli artigiani cinesi fecero poco uso delle tecniche occidentali del modellamento e del martellamento. Essi erano maestri nel fondere il metallo e si prefiggevano di fondere ciascun pezzo già completo in ogni dettaglio. La tradizione dei bronzi Shang sembra essere stata un'evoluzione dell'arte e della loro abilità di vasai, di preparare i calchi e dell'avanzata tecnica dei loro forni che permettevano temperature più elevate. La continuità della tradizione della ceramica in quella del bronzo risulta chiaramente dalla notevole somiglianza delle forme. Ai vasi in ceramica comparsi intorno al 5000 a.C. seguirono 3000 anni dopo i modelli Shang in bronzo derivati da essi. Questa è una delle prove che vengono addotte a sostegno della tesi dello sviluppo indipendente della metallurgia in Cina. Traguardo sicuramente alla portata di un popolo che era vicino a inventare la polvere da sparo, la carta, la stampa, l'orologeria e la bussola. Un fatto incontestabile è che nel secondo millennio avanti Cristo gli artigiani Shang adoperavano il metallo fuso con una padronanza tecnica ed artistica raramente e forse mai raggiunta nell'antichità, ad est come ad ovest. L'espressione più imponente di quell'abilità è ora parte della raccolta nazionale del Museo di Pechino. Questo enorme calderone bronzeo fu scoperto per caso. Esso fu rinvenuto da contadini che scavavano nei campi di Anyang nel 1939 e per qualche tempo fu adibito a mangiatoia per i porci. Una cosa come questa appartiene ad un'altra categoria di bronzi. Il termine squisito appare troppo rezioso per un oggetto massiccio, solido e poderoso come questo, ma in termini puramente tecnici, esso rappresenta una realizzazione straordinaria.
La massa imponente di questo recipiente è frutto di un'unica fusione. Ed è il più grande esempio di unica fusione in metallo che possa essere datato con sicurezza nel secondo millennio avanti Cristo. Esso è alto circa 1,30 m, centimetro più, centimetro meno, ma ogni centimetro ha il suo peso, 850 kg il suo peso totale, vale a dire poco meno di una tonnellata. Eccolo davanti a noi in tutta la sua imponenza. I moderni esperti si sono chiesti come i cinesi avessero potuto, 4.000 anni fa, colare una tonnellata di metallo fuso, anche se avevano dei crogioli capaci di sopportare il calore e il peso della massa fusa durante la cottura. A ciò si può rispondere che 4.000 anni fa in Cina esisteva una tecnologia del metallo che non si limitava alle semplici fucine dei villaggi, ma si avvicinava ad una scala industriale. Questo fu l'apice dell'età del bronzo. La passione dell'uomo per il bronzo stava per essere violentemente interrotta. Di conseguenza, egli avrebbe bussato ad un'altra e più forte porta per entrare nell'età del ferro. Questa è la celebre colonna di ferro di Delhi in India. È il più grande blocco di ferro forgiato a mano giunto sino a noi dall'antichità. 6 tonnellate di metallo. Questo monumento, edificato nel IV secolo, ha 1500 anni di vita. Questa colonna, geograficamente posta al centro della Terra e idealmente a metà strada fra Oriente e Occidente, è con la sua profusione di materiale e lavoro uno dei primi tangibili simboli della decisione universale dell'uomo di passare ad un nuovo metallo e a una nuova età. Una pietra miliare dell'epoca in cui la lavorazione del ferro sarebbe diventata un'esigenza irrinunciabile, l'elemento determinante nel successo, nel fallimento e nella sopravvivenza dei popoli. Il ferro diventò qualcosa non solo da produrre ma da emulare. Entrò in tutte le lingue come sinonimo di forza e decisione. Prima dell'età del ferro gli uomini dovevano essere forti come querce. Ora dovevano avere un carattere di ferro. Il cambiamento della metafora indicava un ulteriore allontanamento dall'agricoltura verso l'industria. E il ferro cambiò la qualità, se non la forma, di molte cose in entrambe. Il ferro significava utensili e armi migliori. Asce più taglienti abbattevano più alberi e dunque più combustibile per forgiare altro ferro. Ciò consentì inoltre il vantaggio di disboscare più terreni da coltivare per nutrire popolazioni più numerose. Quando il ferro si bagnava di sangue, erano le spade migliori a vincere le guerre decisive. Senza ferro non ci sarebbero grattacieli, ponti, macchine. Il ferro è la materia base della nostra civiltà. Nell'India meridionale, nella regione di Bihar, dedita da sempre alla lavorazione dei metalli, le tecniche sono cambiate ben poco dal secondo millennio avanti Cristo.
quel tempo si faceva largo uso di rame, di stagno, di oro, di argento e di piombo, ma non ancora di ferro. L'alto livello di perfezione raggiunto nella lavorazione del metallo nel secondo millennio avanti Cristo si ripropose prepotentemente nel 1926 con lo scavo della splendida tomba del re egizio Tutankhamen. Il corpo del giovane sovrano era racchiuso in tre bare, tutte in oro battuto. La maschera funebre di Tutankhamen, vero trionfo dell'arte orafa, non mostra traccia delle migliaia di colpi di martello che modellarono i nobili tratti. Vi è poi nella tomba del re un oggetto di particolare interesse. Questo pugnale dall'elsa d'oro ha una lama di ferro quasi non ossidato. Poiché non è mai stato permesso di esaminarla, non possediamo precise indicazioni su come gli artigiani egizi abbiano potuto ottenere, 3000 anni fa, una superficie così resistente. All'epoca il ferro era un metallo assai poco usato e, non a torto, considerato inferiore agli altri. Il ferro è poco resistente all'uso. Il punto più debole è che si ossida e si corrode facilmente. Pochi sono gli oggetti di ferro che sono sopravvissuti agli ultimi 3000 anni. Questi utensili palestinesi dell'età del ferro sono gravemente deteriorati. Il bronzo, invece, produceva solo una patina di corrosione superficiale che serviva da pellicola protettiva. Questi oggetti iraniani in bronzo lo dimostrano ancora dopo 1000 anni. Ma il corso degli eventi stava per conferire al ferro nuova e imperitura esistenza. Nell'estremità orientale del Mediterraneo, nel secondo millennio avanti Cristo, il commercio dei metalli prosperava fra i porti di Tiro e Sidone e questo, l'antica Radus, l'odierna Arwad, sulla costa della Siria. Il rame e altri metalli estratti in gran quantità a Cipro e in Anatolia andavano a rifornire gli artigiani dell'Egitto, di Creta e della Mesopotamia. Ma questo consolidato stato di cose improvvisamente si ruppe. Persino le massicce mura di pietra di Arwad non riuscirono a reggere l'urto. Verso il 1200 avanti Cristo, il Mediterraneo orientale, che è storicamente sempre stato il punto di passaggio tra l'Europa e l'Asia, l'India e l'Afghanistan, attraverso cui la circolazione dei metalli era cresciuta di importanza, fu invaso dai popoli del mare. Un nome apparentemente innocuo per quello che si dimostrò un grave flagello. Ci furono ondate di migrazioni di questi invasori dal nord che non erano neppure di una stessa razza e lingua. Gli schemi commerciali sino ad allora praticati furono sconvolti e i rifornimenti di stagno da luoghi distanti e per noi ancora sconosciuti interrotti. Senza stagno non ci fu più bronzo. Un'età durata 2000 anni fu soffocata in 100 anni e non risorse più. L'intero equilibrio delle risorse fu scosso dalla mancanza del bronzo. Il ferro, sino ad allora prevalentemente usato per ornamenti, comincia ad apparire negli scavi archeologici in forme più consistenti. Dall'annientamento delle cosmopolite culture dell'età del bronzo, emersero lentamente le culture dell'età del ferro, dopo un periodo di isolamento ed anarchia. Nel secondo millennio avanti Cristo, una colonia di mercanti assiri si stabilì in questa regione dalle bizzarre formazioni rocciose, la Cappadocia, sull'altopiano dell'Anatolia in Turchia. I mercanti registravano meticolosamente le loro transazioni d'affari in caratteri cuneiformi su delle tavolette d'argilla. Questi documenti
cominciarono a fare riferimento verso il 1900 a.C. ad uno dei primi grandi imperi dell'antichità, il regno degli Ittiti. Con il loro fiero aspetto, le tuniche corte e i calzari dalla punta rialzata, gli Ittiti erano particolarissimi ed enigmatici. Da dove venissero prima di stabilirsi in Anatolia, non si è mai saputo. La capitale degli Ittiti, chiamata Attusa, si ergeva sui rilievi dell'Anatolia settentrionale. Una roccaforte protetta da quasi 6 chilometri di enormi mura di cinta in pietra. Da questa formidabile base, gli Ittiti calarono sulla gran parte del mondo conosciuto, conquistando Babilonia e contendendo il dominio assoluto all'altra grande potenza imperiale del tempo, l'Egitto dei faraoni. L'estenuante conflitto di imperi causò il declino degli Ittiti. Un'ondata di bellicose migrazioni europee si abbatté sull'Anatolia e gli Ittiti scomparvero. I resti della civiltà ittita sono stati scoperti soltanto negli ultimi 100 anni e la loro lingua, trovata su tavolette di Creta, fu definitivamente decifrata solo nel 1960. Un interrogativo ancora senza risposta è se gli Ittiti ebbero veramente la preminenza che fu loro attribuita nella fabbricazione del ferro. La reputazione che hanno questi dominatori di antiche civiltà, gli Ittiti, di essere stati forse il primo popolo che produsse ferro di qualità superiore, si basa su prove più letterarie che materiali, ma non è priva di fondamento. Mentre tanti avvenimenti del mondo antico sono sfortunatamente velati da incertezza, fa piacere poter registrare in questo caso il ritrovamento di un'autentica lettera, incisa su tavolette di Creta, che dimostra che gli altri popoli andavano come supplici dagli Ittiti a causa della loro perizia nel produrre ferro. Queste tavolette d'argilla scritte nel 1300 a.C. in una lingua morta ormai da 3000 anni, rivelano la corrispondenza fra un sovrano ittita e un re assiro, che aveva scritto richiedendo una fornitura del buon ferro che si produceva qui. Tuttavia, l'uso del ferro nel mondo antico rimase su scala assai limitata sino a dopo la caduta dell'impero ittita, quando presumibilmente i suoi competenti artigiani si dispersero in tutto il Medio Oriente. Queste sono le ragioni per cui i moderni studiosi di archeometallurgia sono inclini a ritenere che fu proprio qui in Anatolia, nel regno degli Ittiti, che i fabbri ferrai cominciarono a fare le prime scoperte tecniche, che, applicate più diffusamente, fecero del ferro, da materiale inferiore che era, il metallo destinato a sostituire universalmente il bronzo. Quando si cominciò a dedicarsi alla fusione del ferro in fornaci d'argilla come questa in Sudan, si evidenziò un'importante differenza fra il rame e il ferro. Il punto di fusione di quest'ultimo è molto più alto, oltre 1500 gradi centigradi, e non si riusciva a raggiungerlo. Alle temperature che si riuscivano ad ottenere, il ferro era ridotto dal suo minerale senza peraltro liquefarsi né separarsi dalle scorie. Ne risultava una massa spugnosa di scorie che incorporava granelli di ferro, chiamata sbozzo. Martellando lo sbozzo per eliminare le scorie, un fabbro poteva anche ottenere una barra di ferro quasi puro, quello che prese poi il nome di ferro battuto.
Per avere un ferro abbastanza malleabile da essere lavorato, il fabbro continuava a riscaldarlo nella sua fucina. Questo produceva un'impercettibile ma importante reazione chimica. Il ripetuto contatto con la legna incandescente causava la combinazione di piccole quantità di carbonio con lo strato superficiale del ferro. Questa miscela di ferro e carbonio, che è molto più dura del ferro puro, è l'acciaio. Una volta scoperto questo metodo per carburizzare o acciaiare il ferro, gli antichi fabbri fecero un ulteriore passo. Essi notarono che se il ferro acciaiato veniva improvvisamente raffreddato per tempra, si induriva maggiormente, ma era molto fragile. Essi appresero poi che se questo acciaio indurito veniva lentamente riscaldato, perdeva la sua fragilità, pur conservando la durezza, in un procedimento che prese il nome di rinvenimento. Queste tre fondamentali scoperte trasformarono le proprietà e le potenzialità del ferro. I minerali ferrosi erano molto più abbondanti del rame e con la diffusione delle tecniche di acciaiatura del ferro nel primo millennio avanti Cristo, l'età del ferro prese forza. Una delle strade battute dalla lavorazione del ferro è stata scoperta solo in tempi moderni nel villaggio di Hallstatt, nelle Alpi austriache. Sulla carta geografica di questa regione, la parola tedesca che significa sale è molto diffusa nelle valli come prefisso di nomi geografici, come in quello della non lontana Salzburg. Le miniere dei dintorni forniscono sale da circa 3.000 anni. Più o meno a partire dall'anno 1000 avanti Cristo, questa vallata, per l'immensità delle sue riserve di sale, divenne un importante centro di scambio e distribuzione, espandendo i suoi traffici a sud-est oltre i Balcani e a tutti gli antichi imperi del Mediterraneo. Tuttavia l'idea di quanto fosse importante Hallstatt non si ebbe chiaramente sino al secolo scorso, quando su questo pendio avvenne una scoperta veramente straordinaria. Agli inizi del 1864, degli scavi effettuati su questo declivio rivelarono quella che doveva essere stata una grande zona di sepoltura, non lontana dalle attuali cave di sale. Vi furono trovate non meno di 2000 tombe, apparentemente di data assai antica. Esse contenevano, oltre agli scheletri, una gran varietà di oggetti sepolcrali, le ceramiche, pietre preziose, oggetti in oro e altri metalli. Inaspettatamente, tra i numerosi manufatti in bronzo, furono trovate spade, mazze e braccialetti in ferro. La datazione di queste tombe, compresa fra l'800 e il 500 avanti Cristo, portò indietro di parecchio l'inizio dell'età del ferro in Europa. Col tempo, verso il 600 avanti Cristo, questa regione dell'Austria, allora chiamata Norico, divenne una specie di Sheffield dell'antichità. I fuochi e le fucine dell'Asia Minore si fecero strada dall'Asia Minore attraverso i Balcani sino a queste deliziose valli per le vie del commercio, il classico canale di scambio di beni e di idee. L'età del ferro arrivò ad Hallstatt e si irradiò poi a tutta l'Europa occidentale, insegnandole l'arte dell'incudine. Essa si forgiò la strada sino al Baltico, alla Britannia e alle sponde dell'Atlantico, grazie ad un popolo focoso, energico e creativo che durante i successivi 700 anni pose le fondamenta politiche ed economiche delle civiltà occidentali, i Celti. Thank you.
Nei primissimi secoli dell'età del ferro, l'influenza del ferro sull'esistenza della gente comune dell'Europa occidentale non fu né immediata né significativa. L'età del ferro della Danimarca è stata ricostruita in questo insediamento primitivo scoperto presso Copenaghen. La scarsità di metallo è evidente. Dopo il crollo dell'età del bronzo, la lega di rame e stagno, un tempo universale, doveva essere diventata troppo costosa per la sopravvivenza di comunità come questa. Il ferro era tuttavia altrettanto scarso e costoso, quindi riservato solo ad usi speciali, come le punte delle lance dei cacciatori. La principale limitazione dell'impiego del ferro era data dal fatto che a causa dell'alto punto di fusione non si riusciva a fondere oggetti di ferro con la facilità con cui si fondevano quelli in bronzo. Questa difficoltà, che costringeva a lunghe ore di incudine, avrebbe ostacolato ancora per un millennio lo sfruttamento pieno del ferro in Europa. Ma senza che qui si sapesse, questa frontiera era già stata varcata in Oriente. Sin quasi ai nostri giorni, le mura sono state una delle metafore più comuni nella storia militare per il loro potere difensivo e deterrente. L'espressione più grandiosa mai trovata è la Grande Muraglia cinese. Essa ebbe inizio verso il 300 a.C., con una serie di bastioni isolati che difendevano dai predatori nomadi, e fu poi completata dall'imperatore Qin, che fondò la prima dinastia della Cina unificata. Ma come la storia ha ripetutamente dimostrato, le mura valgono quanto coloro che le difendono. Recenti scoperte archeologiche hanno individuato la tecnologia che sorresse per tanto tempo i soldati imperiali lungo la Grande Muraglia. Oggi siamo certi che la tecnologia militare che edificò la Grande Muraglia andava al di là della stessa muraglia. Solo negli anni più recenti è stato possibile riportare in vita i fantasmi dell'esercito che la difendevano 2000 anni fa. A sud della Grande Muraglia c'è il trono del potere dell'antica dinastia Qin. Uno degli scavi più importanti del nostro secolo ha portato alla luce la sepoltura delle legioni dell'esercito imperiale e soprattutto ha rivelato una conoscenza di metalli che pose nelle loro mani armi di qualità superiore. Tutto cominciò nel 1974, quando alcuni abitanti, scavando un pozzo, ritrovarono una statua di terracotta. Ora, dal suolo della provincia di Xi'an, sta gradualmente riemergendo la più strabiliante veglia funebre mai riservata ad un defunto mortale. Da scavi già effettuati e di prova, gli archeologi cinesi valutano che qui sotto siano schierati 6.000 guerrieri d'argilla, accompagnati da carri e cavalli, creati per difendere il loro imperatore, sepolto in una tomba non ancora aperta sotto una collina. Poiché non vi sono due facce uguali, gli archeologi ritengono che essi siano fatti a somiglianza
dei veri soldati dell'imperatore. Questo esercito di terracotta, che è rimasto di sentinella per 2000 anni, ha un autentico armamento. Le spade, le punte delle lance e delle frecce, una volta ripulite, sono taglienti e ben sagomate, come quando furono fabbricate. L'analisi ha fornito la spiegazione del notevole stato di conservazione. Le armi sono costruite con sofisticate leghe comprendenti sino a 15 metalli differenti. I metalli base sono il rame, lo stagno e il piombo, ma ce ne sono alcuni come l'alluminio, il titanio, il vanadio e il cobalto, entrati in uso solo recentemente in Occidente. La metallurgia di queste armi denota che i cinesi del primo millennio a.C. avevano una padronanza delle leghe sconosciuta in Occidente. Un altro tipo di tecnologia avanzata è costituito da questo sistema di complesse fusioni in bronzo. Esso forma il meccanismo di scocca di quest'arma in dotazione alle truppe dell'imperatore Qin che difendevano la grande muraglia dai barbari, la balestra. Quest'arma sarebbe comparsa in Occidente solo 600 anni dopo. Tuttavia, già nel primo millennio a.C., i progressi fatti dai cinesi nelle leghe di rame erano sopravanzati dai successi col ferro, metallo tecnicamente molto più difficile. Il numero di esseri umani che hanno popolato la Cina, sia nei tempi antichi che in quelli moderni, rende elevata la probabilità matematica che l'ispirazione o il caso portassero ad una innovazione. All'interno di questa cerchia di mura c'è un'importante realtà storica nata da una messe di esperimenti dovuti al caso. Essa segna il momento di uno dei più significativi progressi nella storia dei metalli, l'impiego che l'uomo fece circa 300 anni avanti Cristo della scoperta della fusione del ferro. Un'impresa che dopo i pionieri cinesi nessuno fu più in grado di ripetere sino a 1500 anni dopo nel Medioevo europeo. Quando si scavò qui nel 1975, gli archeologi trovarono un alto forno di dimensioni veramente eccezionali. Un'idea della sua effettiva grandezza si può ricavare dalla enormità di questo blocco di ferro formatosi sul fondo di una delle fornaci. Il suo peso è di 25 tonnellate. Pensate che ciò avveniva oltre 2000 anni fa, prima dell'era cristiana, più o meno al tempo in cui l'impero romano si espandeva in Oriente. Al di fuori della Cina, nessuno ha mai trattato simili quantità di ferro sino alla rivoluzione industriale inglese di 200 anni fa. E la data è sicura. L'esame al carbonio radioattivo la pone nel periodo della dinastia Han, che durò circa dal 200 avanti Cristo al 200 dopo Cristo. Questo è il punto su cui sorgeva la fornace alta circa 6 metri. Ciò che stupisce non è tanto l'altezza o la grandezza, quanto la temperatura a cui lavorava, superiore ai 1400 gradi centigradi. Le temperature ottenute nelle altre parti del mondo riuscivano solo a ridurre il ferro ad una massa spugnosa chiamata sbozzo, che era la materia prima che i fabbri martellavano e trasformavano in ferro battuto nel corso delle interminabili ore trascorse nella fucina. Questa era la tradizionale lavorazione del ferro dell'Occidente, diretta discendente delle tecniche neolitiche, dei martelli e delle scuri di pietra, nate agli albori della storia. Ma in Cina era differente. Poter mantenere temperature più elevate consentiva ai cinesi di far scorrere il ferro come acqua e di trattarlo come il bronzo, colandolo negli stampi. Qui vediamo alcuni stampi
rinvenuti insieme alla fornace. I cinesi avevano trovato un nuovo utile metallo dal quale fondere gli utensili in ferro che avrebbero potuto essere usati, e in realtà lo sono, nei campi di oggi. Un vomere e una zappa. Ma la fusione del ferro era solo una parte della tecnica cinese. Il ferro fuso aveva un alto tasso di carbonio ed era troppo fragile per gli attrezzi da lavoro. Tuttavia, gli studi sulla Cina hanno mostrato che intorno al 450 a.C. la metallurgia cinese sapeva eliminare il carbonio dallo strato superficiale del ferro, facendolo calcinare all'aria. In effetti, ciò creava una camicia di acciaio intorno al nucleo del ferro fuso. Questo procedimento permise ai cinesi di fare, così presto nella storia, un uso tanto esteso del ferro. E così Oriente e Occidente, che erano entrati contemporaneamente nell'età del ferro, facendo l'arduo passo di staccarsi dal bronzo nello stesso momento, si conformarono poi al famoso detto di Kipling che l'Oriente è l'Oriente e l'Occidente è l'Occidente, percorrendo due strade completamente differenti, la via del ferro battuto in Europa e quella del ferro fuso in Cina. Ma la domanda su cui si arrovellano ancora oggi gli esperti del ferro è come facessero i cinesi ad accendere e mantenere un fuoco così caldo 2000 anni fa. La spiegazione di questo può semplicemente essere che i cinesi avessero dei mantici più efficienti. Più aria si riesce a soffiare in una fornace e più questa si scalda. Ecco la ricostruzione di una possibile soluzione del Museo di Storia Cinese di Pechino, che è stata ricavata dagli affreschi delle tombe Han e sviluppata su documenti cinesi. Non dovrebbe sorprendere a questo punto scoprire che i cinesi, come loro solito, avevano studiato un sistema anticonvenzionale. Mentre in Occidente i mantici funzionavano su principio verticale, quelli cinesi erano orizzontali. Questo sistema, grazie al quale si potevano sospendere dei mantici davvero enormi ad un braccio posto più in alto, sembra avesse un potenziale molto superiore. Quando i mantici erano azionati, come in questo caso, da ruote ad acqua o da forza animale, convogliavano nella fornace masse di aria molto maggiori. La capacità dei cinesi di regolare l'immissione di aria nelle fornaci è sempre stata superiore a quella degli occidentali e il principio che era alla base della loro antica maestria si può vedere applicato ancora oggi nei mantici dei villaggi cinesi. Questo fabbro di Xi'an usa nella sua piccola bottega ancora la tecnologia del primo millennio a.C., il mantice a cassa a doppia azione. Per ogni movimento completo, la sua fornitura di aria è doppia rispetto a qualunque altro mantice dalle dimensioni analoghe, perché pompa sia nella fase di spinta che di rilascio della leva. Questa aziona due pistoni nella camera superiore e inferiore della cassa, mentre delle valvole a cerniera assicurano un flusso d'aria continuo alla fucina con uno sforzo minimo. Il mantice a cassa, chiave del successo raggiunto dai cinesi nelle alte temperature di fusione, può essere costruito in dimensioni molto maggiori di queste. Più emergono prove della supremazia tecnologica cinese nella prima età del ferro,
più la sua incapacità di conservarla suscita perplessità. C'erano tutte le condizioni perché la Cina potesse guidare il mondo ad una rivoluzione industriale e scientifica secoli prima che si verificasse in Occidente. Gli storici pensano che i motivi siano stati di ordine sociale e politico. La convinzione cinese di essere un universo autonomo portò ad un nefasto disprezzo per gli altrui progressi e l'ascesa di un'asfissiante burocrazia bloccò l'innovazione. Una controversia che è ancora al centro della politica cinese contemporanea. Così, i signori del ferro della dinastia Han, che avevano buone probabilità di dar vita alla prima società meccanizzata a propulsione energetica, continuarono ad arare e zappare. La Cina perse così un vantaggio sull'Occidente, mai più riconquistato. Nel frattempo, in Occidente esplodeva la luminosa Grecia, alimentata dalle più sublimi risorse dell'intelletto umano. Sopra quali basi economiche poggiava? L'argento finanziava la città-stato di Atene, i suoi traffici e il suo commercio. Un flusso d'argento si riversava dalle miniere di Laurium, 60 km più a sud, nelle casse ateniesi. Sui fianchi delle colline si possono ancora vedere le tavole di lavaggio e le vasche di stivaggio dell'impianto di separazione. Nel V secolo a.C. il patrimonio di Laurium si dimostrò indispensabile per decidere le sorti di uno dei più ardui frangenti della storia. Doppiando questo austero e brullo promontorio roccioso, capo Sunion, la flotta persiana puntò 2500 anni fa su Atene verso il più grande scontro navale dell'antichità, la battaglia di Salamina. Davanti all'ampio spiegamento formato da 4.000 navi e dal grande esercito di Serse, già vincitore sulla terraferma, le fortune della Grecia sembravano affidate ad una marina molto piccola. A Salamina i greci, comandati da Temistocle, ottennero una memorabile vittoria. L'emergere di una potenza greca capace di respingere l'onda barbarica che minacciava di soffocare l'arte, la letteratura e l'intelligenza era merito innegabile delle miniere d'argento di Laurium. Soltanto stati ricchi potevano permettersi il costo del nuovo tipo di guerra. Le capacità di statista di Temistocle avevano convinto gli ateniesi a destinare i dividendi delle miniere di Laurium alla costruzione di armi e del muro di navi che salvò la civiltà greca. Dopo la vittoria di Salamina e dopo l'austero periodo attico, la cultura greca toccò il suo apice con l'abbellimento di Atene ai tempi di Pericle. A lui dobbiamo il tempio di Poseidone a Sunion e il Partenone. La musica preferita in Grecia era la libertà, ma c'era qualche nota stonata. Nelle miniere d'argento di Laurium lavoravano gli schiavi. Il loro sudore e la loro fatica avevano contribuito all'età aurea greca che fece di Atene la città più gloriosa dell'antichità. E furono le miniere d'argento di Laurium a finanziare la spada della potenza ateniese. Nel III secolo a.C., le miniere delle colline presso Capo Sunion erano ormai esaurite. Ancora una volta il legame tra il potere politico e il controllo delle materie prime che lo sorregge era confermato dall'ascesa di una potenza rivale. La potenza dell'impero romano è ancora tangibile dopo 1500 anni. Di pari passo alle conquiste e alle guerre dei re e dei cesari,
arrivano la pratica intelligenza ed il grande sviluppo del primo impero tecnologico del mondo. Una delle più significative vittorie che i romani ottennero fu quella rappresentata dall'uso e dalla destinazione di vaste risorse minerali. Sepolto in questo labirinto di colline e vallate piene di colore, dietro il Golfo di Cadice in Spagna, si trova uno dei più grandi giacimenti minerari della Terra. Da qui si sono estratti oro, argento e rame. Per 5.000 anni i minerali estratti con sudore e fatica dai minatori toccarono tanti orizzonti del mondo antico e contribuirono all'affermazione di città, stati e imperi. Tiro e Sidone, Grecia, Cartagine, Roma e in tempi più recenti la Spagna e l'Inghilterra all'apice della sua potenza. La cronologia di Rio Tinto è visibile in questa sezione che gli archeologi hanno tagliato nel fianco della collina, che rivela le scorie minerarie di molti secoli, una specie di torta storica. Lo strato più basso risale alla prima età del bronzo e si pensa che quella cavità sia stata una specie di pozzo per rifiuti. La scoperta nei pressi degli impianti minerari di mortai e pestelli in pietra che erano usati per frantumare e polverizzare i minerali indica che l'attività mineraria risale alla prima età del bronzo, quando gli arnesi di pietra coesistevano ancora con quelli di bronzo. Dopo l'età del bronzo vi sono le tracce dei fenici. Queste miniere della Spagna del Sud erano, secondo la loro concezione del mondo, all'estremo limite, quasi sul bordo della terra. Subito dopo vengono gli strati più sicuri dei cartaginesi. Queste miniere costituivano per loro il risultato di una conquista e dopo la vittoria l'argento divenne la fonte di sostentamento dell'impero che instaurarono in Iberia. Questo avveniva 500 anni prima della nascita di Cristo. Poi, quando Annibale e Cartagine furono sbaragliati dalle guerre puniche, Cartagine cedette il posto alla grande potenza che dominava dall'Atlantico all'Eufrate, dalla Britannia al Sahara, nel nome della Pax Romana, la pace dei Romani. La maggior parte degli scavi da qui alla città avvennero nei 500 anni in cui i Romani scavarono nelle miniere di Tartesso. Queste sono le tombe dei minatori romani, con le iscrizioni rese anonime dalle intemperie. I romani giunsero da conquistatori. Le miniere furono una preda bellica diretta da schiavi. Gradualmente nel corso dei secoli la tecnologia e la politica sociale dei romani progredì. Gli schiavi in catene cedettero il posto ai tempi di Adriano a capaci artigiani che resero il lavoro più efficiente e che avevano già acqua calda corrente nei loro bagni. Queste sono le loro tombe. Le ragioni della caduta dell'impero romano conservano un fascino immutabile per gli studiosi. Tra i tanti fattori che la provocarono, spesso si sottovaluta il fallimento della tecnologia in campo minerario. I romani non erano grandi cercatori, ma predatori, e quando i minerali facilmente raggiungibili terminarono, essi non seppero fare altre conquiste. La loro tecnologia, per quanto meravigliosa, non riuscì ad andare più a fondo. Roma dovette cedere alle frontiere sotterranee e non seppe contrastare l'invasione dell'acqua nelle miniere più profonde. La svalutazione monetaria e l'inflazione seguirono in modo rovinoso. Quando il grande edificio dell'impero romano cominciò a incrinarsi e a crollare,
nessuno dei suoi domini rimase indenne da quella lenta erosione. Palmira, nel deserto siriano, uno dei più importanti punti terminali del traffico fra est e ovest all'inizio della via della seta cinese, fu una delle vittime del declino dei popoli e dei luoghi che avevano prosperato sotto la Pax Romana. A Palmira ci sono le spoglie delle antiche civiltà del Mediterraneo. Nel V secolo d.C. un pericolo minacciava tutte le frontiere del vecchio mondo, le invasioni barbariche. Esse distrussero gli sforzi collettivi che avevano portato il genere umano ad un nuovo livello. L'impero romano in declino fu investito da quell'esplosione di schiacciante barbarie che si protrasse per tutto il Medioevo. Dovevano passare altri 1000 anni prima che l'uomo tornasse a servirsi dei metalli con lo stesso metro dei romani che li usavano sia per le comodità della vita che per le arti belliche. Ci vollero quei 1000 anni perché il centro di gravità del mondo antico che si era spostato con l'età del ferro dall'Asia Minore al Mediterraneo scivolasse di nuovo verso Occidente. Allora qui era tutto silenzio e improvvisamente esplose una cultura ecumenica che resuscitò la sopita ingegnosità dell'Oriente e dell'Occidente e diede ai popoli dell'Europa occidentale la spinta alla lunga ascesa e che condusse alla colonizzazione del mondo intero.